È tempo di resistenza perché guerre e violenze crudeli si manifestano ai confini d'Europa, in Mediterraneo, in Medio Oriente. E ovunque sia tempo di martirio, di tirannia, di tragedie umanitarie che accompagnano i conflitti, lì vanno affermati i valori della resistenza. Non esiste una condizione di non guerra. O si promuove la pace e la collaborazione, o si prepara lo scontro futuro. Per questo è stata lungimirante la scelta di quegli statisti che dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale ricostruirono l'Europa nell'integrazione politica ed economica. I patimenti sofferti hanno fatto sì che l'Italia e con lei altri paesi europei scegliesse la strada del ripudio della guerra. A chi, come i partigiani qui presenti, e quale rivolgo un ringraziamento della comunità nazionale tutta intera, a chi come loro seppe interpretare il desiderio di pace del popolo italiano, va riconosciuto un merito storico. 70 anni di pace ci sono stati consegnati dai nostri padri. A noi spetta il compito di continuare, di allargare il sentiero della concordia dentro l'Unione Europea e ovunque l'Europa può far sentire la sua voce e sviluppare la sua iniziativa. Le missioni di pace della comunità internazionale, alle quali responsabilmente partecipiamo, sanno testimoniare la nostra sensibilità e la nostra coerenza. Non ci può essere pace soltanto per alcuni e miseria, fame, guerre per altri. Queste travolgerebbero anche la pace di chi pensa di averla conseguita per sempre.